Oggi è una giornata un po' triste, è morto un medico, Paolo è in rianimazione e allora vi voglio parlare di una cosa importante come la motocicletta. Prima però permettetemi di fare una notazione. Adesso i medici sono tutti eroi. Io sono stato in ospedale un anno fa, ho avuto un'urgenza, sono dovuto tornare, alle 7 di mattina mi sono presentato, alla fine ho dovuto fare i complimenti al primario per come sono stato trattato. Troppo facile fare i complimenti adesso ed essersi lamentati sempre della sanità. Però è primavera e io ho pensato di inquadrarvi questi fiorellini perché la primavera va avanti. La natura, indipendentemente da quello che fa l'uomo, fa il suo decorso. E allora ho pensato che l'uomo ha bisogno di cibo, di dormire, di poche cose, ma ce n'è una della quale l'uomo non si può privare ed è la motocicletta, soprattutto qui in Romagna. E allora ho pensato di tirare fuori un vecchio libro. Lo Zen è l'arte della manutenzione della motocicletta. È il libro di uno che ha scritto questo libro e poi è sparito. È il libro di uno che era anche abbastanza pazzo, ma è un libro pieno di risorse. Ve ne parlo perché contiene degli spunti. Contiene degli spunti non solo per la motocicletta, ma per esempio anche per la scalata, per chi ama la montagna e vuole andare a scalare. Della motocicletta cosa vi dico? Le sue considerazioni. Siamo in vacanza, diamo la precedenza alle strade secondarie, ci preoccupiamo di più di come passiamo il tempo che non di quanto tempo impieghiamo per arrivare. Se fai le vacanze in motocicletta, queste assumono un aspetto completamente diverso. In macchina sei sempre dentro un abitacolo. Invece in moto la cornice non c'è più, hai un contatto completo con ogni cosa, soprattutto con l'asfalto. Questo soggetto dice una cosa secondo me molto interessante. Ovviamente la motocicletta, beh, questo è il periodo giusto, no? Non potete uscire di casa, però avete in garage la motocicletta, la smontate completamente e la rimontate completamente, perché lo smontare, il rimontare fa parte della nostra manualità e della presa di confidenza con l'oggetto, l'oggetto dei nostri desideri, ma anche l'oggetto dello scafignè. Quello che Rivola di Faenza definiva una delle attività privilegiate di un romagnolo. Scafignè vuol dire non solo smontare e rimontare, ma anche modificare. E in questo c'è un'aspirazione. L'intelligenza di quest'uomo viene fuori quando parla dei manuali. Quante volte prendo in mano un manuale? Per montare la televisione, per capire una nuova automobile. E i manuali hanno due problemi. Uno, sono scritti dagli ingegneri e quindi non da delle persone che capiscono la lingua. Due, peggio ancora, sono tradotti da persone che non conoscono l'argomento. A volte diventano incomprensibili. Cosa dice lui? Parla dei manuali, della motocicletta, della manutenzione e dice: nessun manuale che parli del problema essenziale della manutenzione della motocicletta. Due punti. Tenere a quello che si fa. E quindi fare le cose con amore, con attenzione. Quando smonti una cosa, dopo un po' non ti ritrovi il bullone, questo dov'era? Tenere a quello che si fa vuol dire fare in modo che questo lavoro abbia una sua anima, abbia un suo afflato di passione e di competenza, perché la competenza nasce sempre dalle passioni.